Un'estate di grandi eventi a Pescara, grazie all'ente Manifestazioni Pescaresi. Presidente, tante le manifestazioni che i turisti pescaresi potranno seguire a luglio e ad agosto. Sì, quest'anno veramente abbiamo fatto un bel cartellone, una parte già è stato svolto a giugno presso il porto turistico con Funambolica e la prima parte del Pescara Jazz con autori italiani. Adesso invece ci trasferiamo direttamente sul Teatro d'Annunzio, dove avremo altre importanti manifestazioni nel Pescara Jazz, nel teatro e anche per quanto riguarda il Funambolica, gli ultimi appuntamenti del cartellone di Funambolica, che ce l'avremo il 7 e l'8 l'8 e il 9 di luglio, e il 10 invece poi avremo al Teatro d'Annunzio un appuntamento nuovo nella comicità di Zelig direttamente alle Franz, che ci vengono ad allietare con la loro presenza, con le loro battute sempre abbastanza un po' alla inglese, no? Con humor inglese. E invece sempre nel D'Annunzio avremo poi un appuntamento importante sempre nell'ambito del teatro con Drusilla Foer. Il 14 c'è il grande concerto dei Simple Minds, che finalmente possiamo poterlo portare a conclusione per il problema del Covid purtroppo abbiamo dovuto rimandarlo dal 2020 al 21, e finalmente nel 2022 è possibile svolgerlo. E poi non ci dimentichiamo anche che ad agosto avremo tantissimi appuntamenti nell'ambito dell'Arena Cinematografica, con alcuni appuntamenti gratuiti e altri ingressi di prime visioni, quest'anno avremo anche la seconda edizione del Future Pop, musica un po', appunto, come dice il nome, popolare, ma non popolare nel senso di musica, è una musica che vede anche nel futuro, come musica di nuovi artisti emergenti. E avremo l'appuntamento con Franco 126, Venerus, e poi uno stage di 3-4 autori, artisti locali e anche di importanza nazionale, meno conosciuti dal pubblico, ma che vogliamo anche proprio portare avanti per far conoscere al pubblico pescarese, e mi auguro non solo pescarese ma abruzzese, se non addirittura interregionale, questi nuovi artisti che sono emergenti, sono molto bravi artisticamente parlando, ma che hanno bisogno forse un po' di spinta.